Non rubo spazio a chi di qualcosa di interessante deve parlarci, però ci tenevo a sottolineare come, insomma, come comunità scolastica facciamo tante cose e anche le lezioni sul mondo antico che riusciamo a fare in maniera così moderna a dimostrare come proprio il concetto di antico è tutto discutibile. La parola ad Agostino Longo, grazie. Grazie. Comincio in realtà con una citazione di un famoso testo di Svetonio che dice così. Gli piaceva moltissimo assistere alle gare di pugili, soprattutto quelli latini, e non solo dei professionisti che abitualmente opponeva ai pugili greci, ma anche di oppidani che si battevano a gruppi, senza regole e senza arte, nei vicoli angusti. Ecco, può sorprendere, o forse non più tanto dopo aver visto anche questa slide in sovraimpressione, che. Queste parole si riferiscano all'imperatore Augusto, però così ci racconta Svetonio nella, nella biografia dedicata ad Augusto, appunto. E più avanti dice anche che inframmezzava le portate dei banchetti con letture o attori o anche saltimbanchi, ballerini del circo, e piuttosto spesso con predicatori erranti. Ecco, diciamo che quantomeno era eclettico il gusto del principe in fatto di intrattenimenti. Poi sul teatro, Svetonio ci racconta che quando assisteva alle rappresentazioni sceniche, Augusto lo faceva con la massima attenzione e senza fare altro. In particolare, dice, si dilettava della commedia antica e la faceva spesso rappresentare in spettacoli pubblici. E Svetonio racconta anche che Augusto superò tutti nella frequenza, nella varietà e nella magnificenza degli spettacoli. E di questo Augusto stesso ci dà testimonianza nelle Res Gestai. Ora, fino al 55 a.C., anno dell'inaugurazione del teatro di Pompeo, l'ala più conservatrice della, della classe dirigente romana era sempre riuscita a impedire che si costruissero delle strutture eh, teatrali in muratura. E prima di quella data, noi sappiamo che c'erano state strutture mobili in legno che per quanto complesse potevano essere anche anzi e di fatto erano rimosse ogni anno. Questo ci racconta Tacito per impedire che il popolo trascorresse lunghe giornate d'ozio. Eh, ehm, si è pensato però così nell'ambito degli studi sulla storia del teatro e della civiltà teatrale romana che eh, le ragioni fossero anche altre. Per esempio si voleva non evitare... Non che la munificenza di alcuni privati li avvantaggiasse nella competizione politica, visto che ehm, era da parte loro che poteva essere costruito, fatto costruire un teatro. Inoltre, il teatro era un luogo di raduno, però anche di ascolto, e, e era il luogo dove primeggiava la parola e c'era un rischio di assembramenti eversivi in un teatro. Questo però ci fa anche capire come il teatro fosse un luogo di aggregazione sociale e di consenso politico che poteva, doveva essere, essere sfruttato e, e spesso gli spettacoli erano stati di supporto alla propaganda della classe dirigente. Pensiamo per esempio alla forma della fabula praetexta che era eh, già dai tempi antichi di Roma eh, adoperata e eh, intesa spesso anche a celebrare. Vittorie, pensiamo al Clastidium di Nevio, all'Ambrachia di Ennio o, o altre insomma. Poteva quindi eh, comprensibilmente il principe avere un interesse per la rinascita di un grande teatro nazionale e popolare. Di questo abbiamo così una prova per quanto indiretta eh, dal fatto che una tragedia, il Tieste di Vario Rufo, un poeta che, su cui avremo modo di tornare, eh, pare fosse premiata con una somma enorme e questa tragedia è una delle poche tragedie di età august augustea che noi abbiamo l'opportunità di ricordare, purtroppo mh, ce ne rimane mh, un brevissimo frammento, però fu premiata con una somma enorme e fu recitata poco dopo la battaglia di Azio. Ora c'è una piccola cosa da dire. Eh, mh, L'atreo e il Teste di Vario Rufo metteva in scena eh, le vicende della lotta fratricida, insomma, tra, tra Atreo e Tieste eh, ambientata ne, nella mitica micene, eh, in cui a un certo punto Atreo con. Eh, il pretesto di una rapacificazione, invitava a Tieste a un banchetto in cui gli imbandiva le carni dei figli e Tieste inconsapevolmente le mangiava. Ora, questo, questo racconto era andato in scena spessissimo tra il terzo e il I secolo avanti Cristo nei vari teatri romani. Evidentemente la storia messa in scena conteneva la possibilità di esprimere un messaggio antitirannico e quindi mh, poteva essere diciamo strumentalizzata dal, eh, dal, dal patrocinatore di turno per mh, indicare il pericolo che qualcuno rispetto ad altri eh, potesse avanzare minacciosamente sulla scena politica romana. Inoltre il carattere truce degli eventi era qualcosa che ai romani piaceva molto. Ora il TS di Vario Alludeva forse ad Antonio e alle sue mire imperialistiche, almeno così dipinte nella propaganda di Ottaviano? Non lo sappiamo. In ogni modo, una tragedia antitirannica era anche utile per consolidare l'immagine del bonus rector che eh, Ottaviano stava costruendo su di sé. Un'altra tragedia di cui abbiamo notizia è una Medea di Ovidio, eh, ma eh, forse in realtà questa fu recitata soltanto in circoli ristretti. Così, in circoli ristretti, era, fu, erano recitate molto probabilmente anche le tragedie di Asinio Pollione, un importante uomo di Cesare che, però, poi, dopo il suo consolato del 40. Uh, si era ritirato dalla vita politica scegliendo di non parteggiare né per Antonio né per Ottaviano. Uh, sappiamo che Asinio Pollione scrive delle tragedie anche molto, molto amate, molto celebrate, di cui uh, tessono le lodi sia Virgilio che Orazio, ma purtroppo anche di queste non abbiamo, non abbiamo niente. Un certo Pupio, poi nominato da Orazio, scriveva dei lacrimosa poemata che forse erano delle tragedie, ma probabilmente abbastanza scadenti, tant'è che insomma, la fama di Pupio non superò i limiti della sua stessa vita. Un altro autore di teatro che possiamo nominare era Fundanio, amico di Orazio, che scriveva palliate di gusto molto fine, quindi insomma scriveva commedie, ecco diciamo così. Possiamo eh, sinteticamente dire che la scena teatrale romana in età augustea è sì ricca di fervore ma è priva di autori di rilievo e che insomma i due <coughs> capolavori menzionati, menzionati spesso anche dalle nostre fonti, sono dei fatti tutto sommato episodici. Perché? Ma intanto eh, erano molto vitali intrattenimenti alternativi che però avevano fatto sempre concorrenza al teatro. Evidentemente c'è anche una ragione specificamente letteraria che adesso cerchiamo un po' di spiegare. Quando Orazio non era ancora il poeta famoso che poi divenne e quando Ottaviano non era ancora Augusto, eh, in una satira, siamo a metà degli anni 30. Um, Orazio stila un piccolo catalogo di poeti emergenti che secondo lui costituiscono proprio eh, la promessa del futuro della letteratura latina. E dice questo, adesso ecco io faccio così, in, vi metto i testi in latino perché chi ha piacere e, e può, insomma se li legge in latino, mentre io intanto do per tutti la traduzione. Dice: Tu solo tra i vivi, o Fundanio, sei in grado di chiacchierare garbato nei tuoi dialoghi con la scaltra prostituta e il servo d'Avo che fregano il vecchio cremete. Pollione canta le azioni dei re con il piede che batte tre volte. Nessuno con l'ardore di Vario formula il forte verso eroico. Le camene che godono dei campi hanno concesso a Virgilio morbidezza. E grazia ecco il catalogo è questo come si direbbe eh, notiamo questo fatto eh, è nominato asinio pollione per la tragedia ma notate che orazio dice pede ter percusso il che molto verosimilmente si riferisce al metro al trimetro giambico puro quello in uso presso i tragici greci del V secolo a.C., non il scenario della tragedia latina arcaica. Fundanio, anche egli, apparteneva a una tradizione grecizzante, in fondo, cioè quella della palliata, ed è detto qui Unus Vivorum, il solo tra i viventi. Poi, come vedete, abbiamo Vario, Vario Rufo, amico di Orazio e di Virgilio, il poeta che insieme a Plozio Tucca eh, curò verosimilmente l'edizione dell'Eneide dopo la morte di Virgilio, Vario è qui eh, nominato hacker, cioè intenso, ispirato, e ehm, colui che eh, usa il forte epos, cioè l'intenso, il forte verso epico. Ora, noi abbiamo notizia di un poema in esametri di Vario Rufo intitolato De morte. È molto probabile che questo poema fosse di ispirazione epicurea, e può darsi anche che tra i suoi contenuti ci fossero narrazioni, episodi di morti audaci e gloriose eh, affrontate con, eh, con lo sprezzo insomma, del pericolo e dell'idea della morte stessa. Ma eh, di più purtroppo non sappiamo. Quanto a Virgilio è qui raffigurato come colui che ha in dono dalle Muse lo stile e il tono morbido e aggraziato, che è quello poi delle bucoliche. Quindi, insomma, a quest'epoca c'è la promessa di una nuova poesia, e in particolare c'è la promessa di una nuova poesia per le scene. Sappiamo da un'altra eh, opera di Svetonio, La vita di Orazio. Che a un certo punto Orazio chiese a, eh, Augusto scusate, chiese ad Orazio, per il tramite di Mecenate, eh, di fargli da segretario particolare ab Epistulis, incarico evidentemente molto lusinghiero, che però pare Orazio abbia rifiutato adducendo motivi di salute. A un certo punto sappiamo anche che Augusto gli scrive: E anche se tu con superbia hai sdegnato l'amicizia con me. Non per questo ti tratterò a mia volta con superbia. Quindi vediamo da questa testimonianza che, insomma, Augusto fa un po' l'offeso con Orazio. Eh, sappiamo che lo trattava anche con una certa cordialità canzonatoria, perché sempre la stessa fonte ci racconta che eh, Augusto soprannominava Orazio Purissimus penis, e vi lascio immaginare cosa significa, o omunchio lepidissimus. Quindi diciamo, la confidenza era molta, ma molta era anche la stima, perché sappiamo anche che nel 17 a.C. gli commissiona la stesura del Carmen secolare che è una composizione di primo piano sulla scena poetica pubblica. Non solo, ma sappiamo anche che eh, eh, Augusto molto sollecitamente richiese a Orazio la composizione di. Eh, Opere poetiche in onore delle vittorie riportate da Tiberio e Druso eh, sui vindelici e sui reti. Siamo presso poco nel 15 a.C. E, e infatti eh, le Odi 4 e 14 del quarto libro eh, parlano proprio di questi argomenti. Uh, sappiamo poi, eh, Smetonio addirittura sostiene che l'intero quarto libro delle odi fosse stato scritto su sollecitazione di Augusto, ma questo pare francamente esagerato. Mentre invece eh, l'altra notizia che questo punto ci interessa è la seguente, sempre Svetonio ci racconta che Augusto lesse alcuni sermones di Orazio, molto probabilmente qui Svetonio si riferisce già alle epistole di Orazio, il cui primo libro fu pubblicato nel 20, e scherzosamente, ma neanche tanto, lo, di, lo rimprovera di non rivolgere nessuna epistola a lui, a, ad Augusto, e aggiunge questo, parole di Augusto, Forse hai paura che presso i posteri ti sia motivo di cattiva reputazione l'evidenza dell'amicizia con me? Quindi, vedete, Augusto, insomma, era un uomo assai sottile, intelligente, eh, molto ironico, ma eh, si sente anche la durezza e la severità eh, dell'uomo di potere. E, ecco, Orazio in verità non aveva fatto mancare la degnità e l'altezza del suo canto. Alla celebrazione del Principato. Però anche notiamo nelle sue composizioni poetiche degli atteggiamenti diversi. Per esempio, notiamo in grande rilievo all'inizio del secondo libro delle Odi la simpatia per Asinio Pollione e l'interesse per la sua opera storica. Sappiamo che l'opera storica di Asinio Pollione doveva. Estendere la propria narrazione dal 60 al 42 a.C., cioè l'anno della battaglia di Filippi. E non è detto che la figura di Augusto, eh, anzi di Ottaviano, all'epoca emergesse insomma, in una particolare aura celebrativa. Oppure, ancora, nella settima Ode del secondo libro, Orazio. Mh, Esprime la sua grande gioia per il ritrovamento di un compagno proprio dei giorni di Filippi, quei giorni in cui lui aveva combattuto, o meglio, era fuggito davanti ad Antonio e Ottaviano, soprattutto Antonio: insomma, che ehm, dovevano sopprimere i Cesaricidi, e ricorda: però appunto l'esercito di Bruto proprio in quell'ode come fracta Virtus. Insomma, Orazio non fa mistero anche di sue simpatie repubblicane che non vengono per nulla represse nei suoi componimenti. Queste odi magari erano molto antiche, ma sono incluse nell'edizione del 23, in un'epoca in, in cui quindi ormai i rapporti di potere sono molto ben consolidati. E nel primo libro delle Epistole vediamo proprio come il bene a lui più caro, anche nei confronti dell'amico mecenate, è una irriducibile libertà individuale. Svetonio dice che Augusto expressit a Orazio l'epistola di cui adesso parleremo, cioè estorse a Orazio, ma anche questo forse è un termine che si adatta più, almeno così sostiene Frankel per esempio, ehm, ai rapporti che vigevano eh, all'epoca di Svetonio tra eh, uomini di, di, di lettere e l'imperatore, non forse effettivamente mh, nei rapporti che correvano tra Augusto e Orazio. In ogni modo, noi possiamo vedere questo, che l'argomento fondamentale, il tema fondamentale dell'Epistola ad Augusto, di cui tra poco insomma, vi parlerò in maniera più particolareggiata, eh, si può scorgere verso la fine dell'Epistola, quando Orazio gli dice, adesso qui anticipo una cosa, tuttavia vale la pena sapere quali sacri custodi abbia il valore che si è distinto in guerra e in pace, il quale... Non deve affidarsi ad indegno poeta. Dunque, il valore di chi si è distinto in guerra e in pace, evidentemente Augusto, non deve affidarsi a indegno poeta. E poi subito dopo Orazio fa la menzione di Virgilio e di Vario, appunto. Questo presuppone forse, anzi, sicuramente, un'attesa da parte di Augusto e da, chi gli è vicino, e da parte di chi gli è vicino. E poiché l'Epistola parla molto lungamente del teatro, è plausibile che la richiesta eh, rispetto alla quale poi Orazio decide di scrivere questa lettera era la richiesta da parte di Augusto che i poeti a lui vicini si dessero da fare per far nascere o rinascere meglio un grande teatro nazionale e popolare. Ecco, all'inizio dell'epistola, Orazio, eh, nonostante quello che ci racconta Svetonio, eh, sarà stato probabilmente molto lusingato di questa richiesta e si scusa con il princeps per il tempo che andrà a sottrargli con una lunga lettera a lui destinata. Infatti, l'epistola comincia così: Cum tot sustineas et tanta negotia solus res italas armis tuteris moribus ornes legibus emendes in publica commoda peccem si longo sermone morer tua tempora caesar. Eh, traduco tutto questo incipit che vi ho riportato. Poiché da solo reggi il peso di tante e tanto grandi occupazioni, proteggi l'Italia con le armi, la adorni di buoni costumi e la fai retta con le leggi, sarei colpevole verso il bene pubblico se con un lungo discorso ti togliessi il tempo, o Cesare. Romolo e il padre Bacco e Polluce insieme a Castore, accolti nei templi degli dei dopo le loro azioni illustri, mentre si curavano del mondo e del genere umano, ponevano fine a guerre violente, assegnavano i confini, fondavano città, ebbero a dolersi che ai loro meriti non corrispondesse la gratitudine sperata. Colui che fiaccò l'idra spaventosa e con fatica voluta dal fatto si addossò alle ben note prodezze, sperimentò che l'invidia è domata dalla morte. Infatti chi sovrasta qualità inferiori le brucia con il suo fulgore e solo da morto sarà amato. Noi a tempo debito ti tributiamo onori, in tua presenza, e collochiamo altari su cui si giurerà per la tua forza divina, riconoscendo che niente di simile mai nacque nel mondo. E niente di simile nascerà. Eh, cosa vuole dire Orazio in questo incipit? Se da una parte il popolo riconosce ad Augusto i suoi meriti in vita, al contrario di quanto è accaduto per, altre, eh, per altri eroi fondatori, non riconosce, questo viene detto dopo, il valore dei poeti contemporanei. Quindi il valore dei poeti contemporanei è invece non, non ancora riconosciuto, non ha un riconoscimento tempestivo. E questo è un problema, è il problema di cui Orazio parlerà. Eh, L'epistola si può nel suo contenuto sintetizzare come segue. Adesso faccio proprio uno schema generale della lettera breve-breve. Primo grande argomento. Il grande pubblico di Roma apprezza solo i poeti del passato, quelli morti e sepolti. In secondo luogo, i poeti latini rimasero a lungo inferiori rispetto a quelli greci, soprattutto per la cura dello stile. Il gusto moderno non può accettare la trasandatezza dei poeti romani arcaici. Eppure il poeta ha una nobile funzione sociale, che è quella di educare i suoi concittadini, quindi la sua presenza in una comunità è importante. Oggi come oggi, anche il gusto del pubblico romano si è così involgarito che perfino i cavalieri hanno un gusto plebeo. Conclusione della lettera, meglio dare spazio alla poesia scritta per il lettore nella quale il principe troverà tutta la gloria che merita. Ma in che consiste esattamente e come possiamo spiegare meglio questa severità di Orazio per i poeti latini arcaici? Beh, vediamo quest'altro passo allora. Uh, È evidente che Ennio, saggio e possente e nuovo Omero, come dicono i critici, pone una cura superficiale su dove vadano a finire le sue promesse e i sogni pitagorici. Nevio non lo teniamo sempre tra le mani e non sta fisso nelle nostre menti come fosse nuovo? A tal punto è sacra ogni antica opera. E tutte le volte che si sta lì a domandarsi chi venga prima di chi, Pacuvio riporta il vanto di Antico raffinato, accio di Antico sublime, si dice che la toga di Afranio sarebbe andata bene anche a Menandro, che Plauto ha l'andatura svelta secondo il modello del siculo Epicarmo, che Cecilio è superiore nell'ispirazione, Terenzio nella tecnica. Costoro apprende fino in fondo e costoro sta a guardare stipata negli stretti teatri la potente Roma. Costoro reputa ed enumera come poeti fino al nostro tempo, dall'epoca degli scritti di Livio. Questo Livio è Livio Andronico, il più, antico, il più antico poeta latino che noi conosciamo. Questo elenco, che è forse di ispirazione varroniana, ma adesso qui non sto a discutere né eh, della ispirazione dell'elenco né di chi siano questi critici che lui nomina nel secondo verso di questo passo, e, come vedete, contiene un ordine tipologico e non cronologico dei poeti latini arcaici. Da una parte abbiamo Ennio e Nevio, che sicuramente qui stanno a indicare l'epica, perché di Ennio si dice Alter Homerus, e poi si parla dei Sogni Pitagorici, che sono un riferimento abbastanza noto a chi ha studiato l'età arcaica, eh, su, qualche cosa, su un elemento che è presente nel primo prologo degli Annales di Ennio. E Ultimo poeta nominato è Livio Andronico e siccome poi Orazio dirà che era costretto ad imparare a bastonate insomma da Orbilio, il manesco Orbilio, il suo primo maestro i versi di Livio eh, si pensa che qui si tratti appunto dell'odusia di Livio Andronico e quindi diciamo all'inizio e alla fine di questa sezione l'epica in mezzo Pacuvio e Accio, poeti tragici eh, Pacuvio Doctus questo richiama una tradizione in cui si rodava la Sofia, cioè eh, l'accortezza, la, la levigatezza di Sofocle, quanto a Accio invece Altus, che ricorda la gravità eschilea. Poi ci sono i poeti della Commedia, divisi così Afranio, il poeta della Togata, mentre Plauto, Cecilio Stazio e Terenzio, i poeti della Pagliata. Però attenzione che Afranio e Plauto sono appaiati perché di ciascuno si rinvia al presunto, all'acclamato modello greco. Afranio da Menandro, più moderno, Plauto da Epicarmo, che, che era l'inventore della commedia greca di Sicilia. Mentre Cecilio e Terenzio, poeti anch'essi della pagliata, uno per la gravitas, cioè la forte ispirazione, l'altro per la levigatezza dello stile, per la tecnica, cioè Terenzio. Questo rapporto di simmetrie e di contrapposizioni sembra fatto apposta per creare l'impressione di un sistema chiuso, perfettamente pietrificato al suo interno. Notate anche che l'autore più recente è Accio, eh, la cui morte va collocata al massimo nell'85 a.C., quindi quando Orazio dice ad nostrum tempus, in realtà si ferma ben prima. Orazio ha orientato Augusto con questa sezione al rifiuto del criterio dell'antichità come titolo assoluto di valore, facendo intravedere invece che piuttosto... Eh, è necessaria una cosa che qui lui chiama cura quando dice al secondo e terzo verso della sezione leviter curare videtur pro quo promissa cadant, eccetera, eccetera. Adesso qui non mi soffermo molto su questo. Però diciamo che il valore che qui emerge, almeno come un valore necessario, anche se mai raggiunto, è quello della cura, termine che corrisponde a un altro termine che spesso Orazio adopera, che è il termine labor. Ma cura e labor sembrano essere suggeriti come valori meglio pertinenti alla modernità che a, questa, uh, a questo passato arcaico. Ora, modernità e labor, diciamolo soltanto per inciso, potrebbero costituire in qualche modo anche la formula della poesia neoterica prima ancora che di quella augustea. Ecco, l'epistola prosegue con un paragone tra lo sviluppo culturale dei greci e quello dei romani, in cui si mette in evidenza che i romani, insomma, gente di levatura morale superiore rispetto ai greci, però non erano tradizionalmente molto inclini alle belle arti, mentre i greci, invece, come, come si sa, lo erano. E, dopodiché, però, anche a Roma piano piano è dilagato il gusto per la poesia, fin quasi che tutti i romani, insomma, sembrano dei pazzi con questo interesse per la poesia e qui si collega a dire che però nella sua pazzia eh, il poeta è pur sempre un essere misteriosamente utile alla città. Ecco, e vediamo qui proprio come Orazio mh, sottoponga al principe in realtà un argomento che è molto importante per lui. Dice proprio questo, no? Considera tuttavia quanti pregi abbia in sé questo errore, questo error, cioè la follia di essere poeta, questo errore e questa leggera pazzia. Difficilmente l'animo del vate è avido, ama ah, i versi e per questa sola cosa ha passione, se la ride di perdite, fughe di schiavi, incendi, non escogita nessun imbroglio ai danni del collega o del suo giovane allievo, vive di legumi e di pane rustico. Per quanto pigro e inadatto alle armi, è utile alla città se concedi che le cose grandi traggano giovamento anche da quelle piccole. Il poeta dà forma alla bocca tenera e balbettante del pargolo. Subito dopo svia l'orecchio da discorsi sconvenienti. Poi ancora forma l'animo con insegnamenti amorevoli, correggendo la rozzezza, la malevolenza e l'ira. Narra lodevoli imprese, ammaestra le nuove generazioni con nobili esempi, consola il povero e l'infermo. E da dove la Vergine insieme ai casti fanciulli imparerebbe le preghiere se la musa non avesse donato il vate? Il coro invoca aiuto e sente il favore dei numi, con formule ben composte implora carezzevole la pioggia, storna le malattie, scaccia i temibili pericoli, supplica la pace e un anno ricco di messi. Dal canto sono placati gli dei del cielo, dal canto i mani. L'illustrazione dell'utilità pubblica del poeta è dapprima condotta con un tono che sembra scherzoso, ma Orazio, come ho detto, non vuole lasciarsi sfuggire l'occasione di ricordare ad Augusto quanto contino i poeti, e soprattutto questi poeti, perché dai versi in questione traspaiono per allusione sia il Virgilio dell'Eneide che l'Orazio del Carmen secolare. Ma ecco non di meno, però, eh, notiamo sovrana in Orazio questa arte della dissolvenza per cui piano piano l'immagine del poeta e della comunità che lo circonda quasi impercettibilmente arretrano in un remoto passato eh, nel contesto di una società semplice e pura in cui le funzioni del sacerdote si, de, de, del poeta si mescolano con quelle del sacerdote infatti notate che Orazio usa la parola Batis a un certo punto no? Che è anche per certi versi simile al governante, per arrivare fino alla fine di questa sezione con il verso di calma e solenne fermezza, Carmine di superi placantur, Carmine manes. E qui Orazio sembra essere molto serio, invece. Poi, dopo aver descritto gli sviluppi della poesia latina dal remoto passato delle forme preletterarie. Poco dopo nomina i Fescennini, Orazio dà un resoconto del vero e proprio inizio della letteratura romana sotto l'impulso dei Greci. E qui siamo davanti a un passo molto famoso che adesso leggiamo. Catturata, la Grecia catturò il suo rude vincitore e introdusse le arti nel rustico Lazio. E fu così che il Saturno, quell'ispidometro, cadde in disuso e l'eleganza scacciò la gravità. Ma tuttavia rimasero per lungo tempo e anche oggi rimangono tracce di rozzezza. Infatti il romano con ritardo avvicinò il suo ingegno agli scritti dei greci e in pace, dopo le guerre cartaginesi, cominciò a cercare che beneficio si potesse trarre da Sofocle e da Tespi e da Eschilo. Saggiò anche se potesse degnamente adattarli e piacque a se stesso, essendo per natura sublime ed intenso Infatti possiede a sufficienza un'ispirazione tragica e riesce bene laddove osa, ma eh, per inconsapevolezza ritiene vergognosa la cancellatura e se ne guarda con terrore. Si crede che per il fatto di procacciarsi la materia dalla vita comune la commedia richieda pochissima fatica, mentre invece è tanto più gravosa quanto minore è l'indulgenza che incontra. Guarda in che modo Plauto sostiene la parte dell'Efebo innamorato quella del padre parsimonioso, quella dell'ingannevole lenone e quale dossenno egli è tra i parassiti voraci, come percorre il palco con il sandalo lasco. Infatti la sua smania è quella di mettere le monete in cassa, dopodiché poco gli importa se la storia cade o si sostiene dritta sui talloni. Il messaggio rivolto da Augusto in questi versi potrebbe essere così riformulato. La familiarità con i modelli greci ha portato il teatro latino a una vera maturazione. Però i poeti tragici appartenenti al canone sopraillustrato avevano sì una ispirazione talentuosa, eppure, come si è detto, difettava loro la tecnica e questo vizio sembra far parte a tutt'oggi del carattere nazionale. La commedia, infine, è un genere difficile e dei lavori di Plauto non c'è poi molto da salvare. Ricordiamoci che Svetonio dice che Augusto amava molto la commedia antica, quella arcaica, e la faceva mettere spesso in scena. Qui la storia delle origini della letteratura latina è ripercorsa alla luce di due valori fondamentali, i modelli greci e la tecnica. È dominante qui in realtà un'idea di progresso di questo tipo. Il progresso è stato un effettivo miglioramento. E quindi da un punto di vista di questo effettivo miglioramento bisogna guardare in maniera scettica. Sia ai critici che lodano gli autori del passato sia agli autori stessi. Quindi, se noi ci domandiamo perché tenta a nascere un teatro latino moderno, considerando adesso come moderno l'età di Augusto, per due motivi: la critica. E ottusamente ripiegata sul passato, gli autori latini del passato costituiscono dei modelli insufficienti. Qui sarebbe poi il caso di entrare più specificamente nel testo e si vedrebbe che queste, questa insufficienza riguarda la struttura drammatica, la caratterizzazione dei personaggi e lo stile. Ci si potrebbe domandare: ma non potrebbero supplire a questi difetti i poeti di oggi? No. E si delinea qui una terza e definitiva ragione che Orazio considera a capo dell'impossibilità di un nuovo teatro moderno. Spesso anche questo spaventa e mette in fuga il poeta che osa. Il fatto che spettatori più folti di numero, più vili di virtù e di rango, Ignoranti e stupidi e pronti a far rissa se un cavaliere non fosse d'accordo, durante la recita reclamano l'orso o i pugili. Infatti di queste cose gode la, pleba la plebaglia. Per la verità ormai anche ogni piacere dei cavalieri si è spostato dall'orecchio agli occhi disattenti. Quattro ore o più sta alzato il sipario mentre fuggono gli squadroni dei cavalieri e i gruppi di fanti. Poi si trascinano in scena le ricchezze di re dalle mani legate dietro la schiena, si affrettano carri da trasporto, carri da cerimonia, carrozze, navi, si conduce in trionfo l'avorio prigioniero, Corinto prigioniera. Se fosse sulla terra, Democrito se la riderebbe sia che ad attirare lo sguardo del Volgo fosse un genere ibrido, una pantera mischiata ad un cammello, sia che fosse un elefante bianco. Egli scruterebbe il popolo con più attenzione della rappresentazione stessa. Poiché gli offrirebbe spettacoli ben più numerosi. Quanto poi agli scrittori penserebbe che stiano raccontando la loro storiella a un asinello sordo? Già che quali voci varrebbero a soverchiare il brusio che si leva dai nostri teatri? C'è da credere che il muggito sia quello del Gargano o del Mare Tirreno, tanto grande è lo strepito con cui si stanno a guardare le rappresentazioni e l'arte degli allestimenti e le ricchezze straniere. Coperto dalle quali, quando entra in scena, l'attore convergono applausi da destra e da sinistra. Ha detto finora qualcosa? No, davvero. E allora cos'è che, che entusiasma? Ma la lana, che con la tintura di Taranto imita il colore delle viole. Ecco qui, vediamo bene come eh, il discorso si è spostato dal, dagli autori del passato al pubblico del presente. All'inizio è qui evidente, in questa descrizione del pubblico della Roma ai tempi di Orazio, una bipartizione sociale. No? Da una parte ci sono i plures, la plebecula, la plebaglia, e dall'altra parte gli equites. A questa bipartizione se ne sovrappone anche una etico-culturale, perché eh, si dice dei plures che sono virtute et onore minores in docti stolidique. E invocano l'orso e il pugile, qui forse Orazio ricorda qualcosa di cui Terenzio ci racconta nel prologo dell'Equira, una commedia che ebbe sì fortuna alla fine, ma dovette più volte insomma, soccombere davanti all'urgenza e all'interesse per spettacoli molto più dozzinali. La bipartizione però tra queste due categorie di pubblico si rivela fasulla perché eh, a un certo punto si vede che tutti hanno un po' lo stesso gusto. Il termine captiva corintus, corinto prigioniera, potrebbe essere forse l'allusione a una di quelle pretexte celebrative che appunto piacevano molto ai romani. Ma il pubblico, come si vede, è inebetito dalle grottesche meraviglie registiche, senza più distinzione di ceti e di qualità. C'è qui di nuovo una remota allusione al gusto del princeps. L'unica speranza per il poeta drammatico è quella che segue. E qui entriamo in un altro momento molto importante di questa epistola. Perché Orazio dice poi, e perché tu non abbia a credere che io lodi con malignità le cose che io stesso rifiuto di fare, mentre altri ne trattano come si deve, ti dirò che mi sembra camminare su una corda tesa quel poeta che... In maniera illusoria angoscia il mio cuore, lo sollecita, lo addolcisce, lo riempie di paure fittizie come un mago. E ora mi fa stare a Tebe, ora ad Atene. Beh, si capisce che qui è forte il tributo alla tragedia greca, si sente pietà e terrore, si sente il concetto greco della psicagogia del condurre gli animi attraverso il dramma, si sente soprattutto che qui è il poeta e non l'attore a condurre. Cioè, Orazio vagheggia, sia pure soltanto nella breve forma della polemica, un teatro fortemente legato alla parola, un teatro di pensiero, un teatro quindi in cui l'opsis, la vista, non ha il ruolo primario che invece... Li abbiamo visto precedentemente agli occhi del pubblico romano dei suoi tempi. In sostanza si tratta di un teatro, del teatro greco, del teatro greco del V secolo, tra l'altro ripensato sicuramente attraverso il genio di Aristotele e della dottrina aristotelica. Eh, questa idea di un teatro della parola, di un teatro più razionale, di un teatro anche che si rifaccia in maniera molto più sistematica. Al teatro classico si trova molto sviluppata nell'altra lunga epistola letteraria di Orazio, cioè l'ars poetica. Ora poniamo ancora attenzione ad un elemento che vi ho messo qui in corsivo, no? quando dice eh, perché tu non abbia a credere che io lodi con malignità le cose che io stesso rifiuto di fare. Qua facere recusem. La debolezza del teatro romano arcaico e la debolezza spirituale del pubblico contemporaneo sono, in effetti, materia eh, molto ampiamente illustrata per quella che è, in definitiva, una recusatio. Che cos'è la recusatio? La recusatio è una figura di discorso che ricorre tantissimo nella poesia augustea, e insomma diciamo, potremmo sintetizzarla così nel suo funzionamento. Un poeta esortato dalle circostanze o esortato da un potente a scrivere un certo tipo di componimento, artisticamente impegnato e anche politicamente impegnato, Oppone a un certo punto un cortese diniego protestando l'inadeguatezza ina, delle, delle proprie risorse e della propria ispirazione e talvolta anche magari indicando qualcun altro come più capace di essere pari a questo compito. Ora vedremo che in realtà, appunto, se di recusatio si può parlare in senso lato un poco per tutta questa epistola, perché. Se è vero che la proposta o la richiesta di Augusto è quella di un grande teatro nazionale, Orazio sta dicendo che per lui e per i poeti a lui contemporanei questo non è possibile, vedremo che anche l'ultima parte dell'epistola costituisce in un senso diverso una recusatio più precisa e che riguarda in maniera più stretta e più puntuale proprio i rapporti tra Augusto e Orazio. L'ultima parte dell'epistola è invece dedicata alla poesia per la lettura, come dicevo già nella parte introduttiva. Infatti Orazio dice, a un certo punto qui non ho riportato il passo, ma adesso rivolgi brevemente l'attenzione a coloro che preferiscono affidarsi a un lettore piuttosto che sopportare i capricci di uno spettatore arrogante. Di qui un breve excursus sui difetti dei poeti che scrivono per il lettore, e in particolare per Augusto lettore, il loro egocentrismo, la loro suscettibilità, la loro pedanteria. Con questo excursus il poeta probabilmente calcola di conciliarsi l'indulgenza di Augusto lodandone la pazienza e la mitezza, per poi affrontare però il vero argomento, cioè non Augusto come lettore, ma Augusto come oggetto di poesia. Per la lettura e in particolare di Augusto la belli spectata Domique Virtus, la virtù ammirata in guerra e in pace. E qui Orazio racconta un gustoso aneddoto. Dice che Alessandro il Grande che del resto altro termine di Paragone non si poteva trovare con Augusto, ebbe scarsa fortuna con la poesia celebrativa, entrando negli sciatti versi di un certo Cherilo di Iaso che gli dedicò un poema epico orrendo e strapagato. Alessandro imparò la lezione e, almeno per le arti figurative, impose che nessun altro ne dipingesse la figura se non il pittore a pelle e nessuno lo effigiasse in bronzo se non lo scultore Lisippo. Ma certo, conclude Orazio, in fatto di arte poetica si può dire che Alessandro avesse il gusto di un beota e già all'epoca non era un complimento. A ben vedere, un così esplicito giudizio sul gusto letterario di Alessandro ha senso se il sottinteso che se ne ricava è tu, Augusto, hai invece uno spirito, un'educazione e un gusto ben superiori a quelli del grande condottiero macedone. E qui si inizia la parte più delicata e rischiosa. Della recusatio e adesso la leggo e faccio alcune considerazioni, avviandomi poi alla conclusione. Ma non arrecano disonore al tuo giudizio sul loro valore e ai doni che hanno riportato con molta lode di chi glieli ha donati i tuoi prediletti Virgilio e Vario, veri poeti. Del resto i volti effigiati mediante statue di bronzo non hanno risalto maggiore di quanto ne traggano i costumi e i caratteri degli uomini famosi dall'opera del poeta. Quanto a me, non preferirei comporre conversazioni che strisciano a terra piuttosto che parlare di imprese militari. E dei luoghi delle terre conquistate, e dei loro fiumi, e di rocche inerpicate sui monti, e di regni barbarici, di guerre condotte a termine per tutto il mondo sotto i tuoi auspici, e dei serrami che chiudono Giano custode della pace, e di Roma temuta dai parti sotto la tua Signoria, se quanto desiderassi mi fosse anche possibile. Ma la Tua Maestà non accetta un canto piccolo, e il mio pudore non osa tentare una materia che le mie forze rifiutino di sostenere. Rifiutino, recusent. Il passo è costruito così. Alla celebrazione del tuo valore, dice Orazio, non sono stati inferiori il talento di Virgilio e quello di Vario, veri poeti. E notate di lectiti vergilius variusque poetae, ricorda Eupolis atque cratinus aristofanesque poeta è l'inizio della quarta satira del primo libro, dove il termine poeta è messo in posizione enfatica alla fine del verso. Secondo argomento. Io scrivo versi che riproducono il tono di messo della conversazione, io scrivo dei sermones sono capace soltanto di cose piccole, magari avessi le forze di grandi componimenti, allora sì che canterei le tue imprese militari. D'altra parte, terzo punto, la tua maiestas merita una celebrazione che le sia proporzionata nel vigore dell'ispirazione poetica. La lettera poi si concluderà così, dice ancora Orazio, se tentassi ciò di cui non sono capace, tu faresti una fine simile a quella di Alessandro. E i miei versi in tua lode diventerebbero cartaccia per avvolgere incenso, spezie e pepe nei mercatini di periferia. Così finisce proprio in diminuendo, come spesso sa fare Orazio. È il caso di notare almeno due cose. Quando Orazio dichiara la sua incapacità di un canto che celebri il res gesta e princeps, in realtà dà un piccolo saggio di poesia ispirata, perché lo stile del suo Sermo Umilis ha una sapiente impennata. E come accennare a un grande tema col pianoforte, sottintendendo che purtroppo non si dispone dell'orchestra. Tra l'altro questi versi riecheggiano in un punto l'Ode 414, quella in onore di Tiberio. E l'ultimo verso se, di questa sezione che ho messo in corsivo è parso tra l'altro essere la correzione di un famoso e non felicissimo verso di Cicerone, O fortuna tam natam me consule romam. Naturalmente Orazio ha eliminato il brutto natam, natam e ne ha fatto un verso molto più solenne, come a dire, se volessi. La seconda cosa da notare è che Orazio dice maestas tua. Questo a noi non pare strano perché poi questa espressione è entrata moltissimo nell'uso, ma eh, i commentatori segnalano che questa è forse la prima volta che nella lingua latina si usa maestas tua tua, riferendoci sia ad Augusto o a un, a un regnante, insomma. Perché questo termine, nelle, nelle orecchie dei romani, risuonava nella solenne giuntura maiestas populi romani o maiestas imperi romani. D'altra parte non si può non rilevare come il termine maiestas, legato a maius, sia posto in contrasto con l'espressione parvum carmen, riferita invece alle capacità di Orazio. Tutto, insomma, è inteso a richiamare la grandezza di Augusto nello stretto respiro della asserita piccolezza di Orazio. Questo è un capolavoro di, di gusto e di finezza alessandrina ed è anche intensamente oraziano. E insomma, come abbiamo visto, quando Orazio dice no, è proprio no. Fosse pure il padrone del mondo. Grazie. Due parole per, per chiudere. Innanzitutto, per me, una boccata d'ossigeno, penso per tutti coloro che eh, fino a quest'ora sono rimasti a seguire. Queste, queste parole, queste espressioni, questo, questo tuffo in questo rapporto così singolare anche tra Orazio e Augusto. Vuol dire qualcosa, tra l'altro, siamo collegati da tanti posti, perché c'è qualcuno che ci segue da Udine, c'è qualcuno che ci sta seguendo da Bergamo. Allora, eh, innanzitutto grazie ad Agostino Longo per questa bellissima lezione e l'auspicio veramente che le lezioni sul mondo antico possano accompagnare tutta quanta la storia del liceo Petrarca, perché c'è bisogno dei classici, c'è bisogno di cultura, c'è bisogno di ossigeno. Bene, grazie a tutti e poi un applauso particolare ad Agostino Longo. Io in genere, se come dire quando posso, invito tutti ad aprire i microfoni. E, e a fare un applauso perché siamo a distanza, ma l'applauso lo possiamo fare a microfoni <susurra> aperti. <testa. susurra>